Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Come prima cosa voglio dirvi che vi odio tantissimo. Cioè, vi odio veramente un sacco. Io l'altro giorno vi ho chiesto su Instagram, allora, tramite un box delle domande, ma era riferito a un'altra cosa. È uscita un'idea per un video che ho detto, ok, interessante. In realtà già avevo visto questa tipologia di video, però ho detto, oh mio Dio, ce la faccio a fare più look in un solo video, oppure comunque dovrò dividerli, non lo so. E quindi già, cioè, stavo in dubbio solo per quello. Invece oggi ho riletto questa richiesta, diciamo, e quindi ho detto, vabbè, dai, provo a farla, vediamo come va. E appunto la richiesta... Si vede il microfono, scusate. I miei follower decidono il mio make-up. E quindi vi avevo chiesto ovviamente di mandarmi in direct una foto del vostro occhio ravvicinato, il make-up fatto con lo strumento per disegnare classico sul telefono, che sia su Instagram o da qualsiasi altra applicazione comunque. E quindi poi ovviamente glielo andavo a ricreare. E mi avete mandato delle robe, ragazzi, imbarazzanti. Cioè, se io pensavo di essere extra, voi forse mi battete in modo diverso, perché vabbè, ovviamente è una cosa disegnata, ma vi posso assicurare che... bella tosta come sfida. Ovviamente io mi sono salvato un po' di foto, anche in mezzo alle foto dei miei tarallini andati a male. Direi di cominciare subito. Voglio iniziare con questo qui, che è, non vi dico il nome, non vi faccio vedere il nome completo della ragazza che me l'ha mandato, perché non so se vuole essere citata in video o meno. Comunque si chiama Laura e mi ha mandato questa foto del suo occhio con il make-up un po' tipo in mood galassia, e mi ha appunto specificato che deve essere effetto galassia con la rima inferiore viola fluo e anche il punto luce qui all'angolo interno. In realtà è molto bello, cioè è fighissima come idea. Devo vedere se riesco a realizzarla, perché soprattutto non ho mai realizzato l'effetto galassia sull'occhio, quindi ovviamente per me oggi è un mettermi alla prova. Detto questo, cominciamo subito. Più che altro non so se iniziare con una base cremosa, quindi fare la base del nero in crema o direttamente in polvere. Provo a farlo in crema, vediamo un attimo, non ne ho idea. Allora, per farlo in crema ho deciso di prendere questi qui, che sono i Cult Stick numero 08. Come prima cosa intanto vado un attimo a scaldarlo qui sulla mano. Fatto questo, direi di andare direttamente. Ok, dai, una base con questo qui l'ho fatta, ci sta. Come polveri voglio prendere, oggi voglio utilizzare questi qui di Revolution, perché non so, ogni volta dico adesso lo utilizzo per fare qualche look figo e poi alla fine non lo utilizzo mai, o comunque poco, o comunque non come dico io. Perciò oggi vado a prendere questa qui, che è la Extravagant, che sono queste qui di XX Revolution, piccolette da 4. Sono bellissime queste palette, considerate che ce l'ho quasi tutte e ce n'ho un'altra. Sto facendo la collezione, ragazzi, perché sono bellissime. Sono ovviamente tutti colori diversi. Costano 10 euro l'una, quindi se le trovate prendetele. Allora vado a prendere questo qui, che è il nero appunto. Ma sapete che cosa faccio? Siccome devo ricreare questo effetto galassia, non vado neanche a riempire tutto con il nero. Magari faccio qualche chiazza viola, fucsia, celeste, perché tanto comunque il nero che c'è sotto non è così potente da coprire troppo. Quindi provo a gestirmela un attimo facendo un mix di colori. Proviamo a mettere un viola, che questo qui invece fa parte della Exclusive. Forse è un po' scuro. Sì, mi serve qualcosa di più chiaro. Allora intanto vado con il celeste. Paura che venga un po' uno schifo, devo essere onesto. Deve essere una cosa un po' più fluo, dato che si deve vedere, perché altrimenti rischio di farlo troppo scuro. Provo a prendere uno di questi colori che sono nella palette di Revolution. Si chiama Neon Shadow Palette Party Vibes. E prendo il numero 5, che è questo qui. Ce lo facciamo andare bene, tanto adesso ovviamente devo completare con i vari glitter o eyeliner bianco. Vado a prendere uno degli Ever Liquid Lipstick di We Makeup. Ne metto pochissimo sulla mano. Vado da stella a stella cadente un attimo. Allora, aspetta, lo spazio non è preciso, quindi queste sbavature un po' così ci stanno. Siccome questo tema galassia mi ha ricordato un sacco questi glitter di Shane, che sono pazzeschi, ho intenzione di metterne un po' sfusi. Vediamo che cosa esce, non ne ho idea.
Raga, posso dire che fa altamente cagare. Non mi piace per niente, ma che cos'è sta roba? No. Ho cominciato ad aggiungere e spostare cose e questo è il massimo. Cioè, sono arrivato a questo, magari potrei fare una finta stellina in alto. Vediamo. Non sarà identico a quello in foto, ma dai, su, bene o male, ce lo facciamo andare bene, ok? Allora, io volevo utilizzare i miei amatissimi ombretti in polvere Libra Neon. Non li trovo più. Sono spariti. Durante il trasferimento magari me li sono persi. Non lo so, non ne ho idea. Devo assolutamente ritrovarli. Provo a realizzare qualcosa con questi due colori qui. Siccome vorrebbe un viola fluo sotto. Allora, sempre con questo qui, che è di We Makeup. Vado leggermente a sporcare qui sotto. Sfumo. Con un pennello da sfumatura prendo quello vicino, che è questo qui. Stessa cosa, prendo il viola scuro e lo tampono qui. Prima interna dell'occhio vado a mettere questa qui di Root Cosmetics. Nel frattempo che la colla sulle ciglia si asciuga leggermente, vediamo che cosa mi aspetta per l'altro occhio. Molto probabilmente farò questo qui. La nostra amica Lilly Nazionale, Lilly Meraviglia, ci manda questo. Benissimo, è molto nel suo stile, quindi immaginavo... E mi ha mandato un make up con un eyeliner particolare come lo fa lei. Ma prima, la prima riga praticamente è verde, fluo, così come la rima inferiore. E nel mezzo c'è un eyeliner viola. Molto probabilmente iniziamo con il verde. E colgo l'occasione anche per farvi vedere un nuovo prodotto che mi è arrivato. Ovviamente questo look rende molto di più con le ciglia che senza. Io oggi non solo già sto facendo una sfida, perché ovviamente sto ricreando dei look improbabili, ma vado anche a utilizzare prodotti mai provati, mai niente. Li ho solo aperti così per farvi vedere su Instagram, e appunto stavo aspettando di utilizzarli in video. Questo qui è un pigmento neon di OPV Beauty, e questo è nel colore Rapture. Madonna ragazzi, è di un neon che fa spavento veramente. Anzi, che da lì neanche rende più di tanto. Ok, dai, oh ragazzi, pensavo molto peggio, considerando che questi pigmenti di solito fanno, cioè danno dei problemi non da poco. La cosa che mi piace di questo pigmento è che riesce a stratificarsi senza fare fallout e senza fare macchie. Io non ci sto credendo. Ok, dai, direi che ci siamo, mi potrei anche fermare qui con il verde e procediamo con il viola. Vado a rifare un altro eyeliner sotto praticamente. Il fatto che con questi make up mi ci sto concentrando da morire, non mi accorgo quando ogni mezz'ora la macchinetta si spegne e già sono due volte, quindi non immagino quanto stia durando questo video. Diciamo che una codina è andata, devo fare l'altra, che in realtà mi piace anche così. Non resta che mettere anche qui sotto un po' di correttore per far attaccare meglio il verde e vado a tamponare. Ovviamente ciglia finte anche a quest'altro occhio. Nel frattempo che anche qui aspetto che si asciuga un po' la colla, vado a staccare questa ciglia, benissimo, e a struccare l'occhio per poi ricominciare. Che bello, il sogno di ogni makeup artist. Lo sapete, anche perché i glitter così, cioè tolti così con la salvettina, fanno un po' male alla pelle. Cioè non male che sentite dolore, ma quel male che non vedete, ma... Cioè, perché creano delle micro lacerazioni. Comunque l'unico prodotto che è in grado di risolvere queste cose, ovvero di miscelare bene sia la parte settata che avete struccato eccetera eccetera, è questo qui di Huda. Come base ovviamente utilizzo la stessa di prima, semplicemente ne metto leggermente meno. No, comunque struccare e ritruccare l'occhio, ragazzi, è una tortura, veramente una tortura. Andiamo avanti con un altro make-up che anche lui non è dei migliori, nel senso che non è così facile, è questo qui. Allora, lei, se non ricordo male, mi ha anche chiesto una cosa in direct, ovvero quello di provare questo nuovo trend che sta andando, ovvero quello di applicare le ciglia leggermente fuori dal pelo naturale, quindi sull'eyeliner, verso la parte finale. E l'unica cosa che non mi fa impazzire è il verde che c'è in mezzo, perché è una cosa che io non concepisco, il fatto di mettere in mezzo un colore scuro. Cioè, in realtà non so se lei ha voluto veramente fare un qualcosa di scuro oppure c'era solo quello di colore nell'editor, cioè con il pennello. Perché mettere un verde dopo un panna? Oddio, non lo so. Però comunque è sempre più scuro del panna, cioè capite? Proviamo, lei parte con una sorta di ombreggiatura più sul marroncino classico, marrone scuro, panna e verde.
Vediamo un po'. Inizio con questa sorta di sfumatura marrone, utilizzo la mia palette e vado a prendere questo qui che è Harmony, che è la terra per il contour. Ok. E vado a fare questa sorta di ombreggiatura. Allora, per renderlo ancora più interessante ci metto un po' di giallo. Allora, non capisco se lei vuole una cosa naturale o una cosa un po' più strong, perché dal video ovviamente i colori sono editati, cioè quindi è un po' più difficile capire se vuole una roba sfumata o non. Io nel dubbio cerco di fare una via di mezzo, metto un marrone un po' più intenso nella parte esterna e ovviamente quello che farò, vado a prendere questo qui che è Bile. Come vedete sto cercando di andarci un po' più leggero, male che va, dopo lo intensifico ancora un po'. Considerate che c'è ancora un po' di viola qui sotto, che quindi non so se potrebbe andare a intaccare il colore del marrone, ma comunque metteteci in conto anche questo. Anche qui all'inizio. È andata con il panna, giusto? Allora, ha intensificato leggermente qui. Presumo che comunque lei abbia messo una sorta di panna qui nella parte interna e qui esterna. Non ho ben capito questo abbinamento, ma facciamo la stessa cosa. E poi il verde al centro gli ha messo anche tipo dei glitterini. E come glitter a questo punto, cioè lì vedo un verde glitterato. Posso utilizzare questi qui di Pixie. Questo che è anche un po' leggermente bluastro se non sbaglio. Sempre questo qui della Paint che ce l'ho qui davanti, che è invece un metallizzato verde. Forse ci sta di più. E lo metto al centro. E anche qui sotto ci applico anche leggermente dei glitter. Dai, pensavo peggio, cioè il verde pensavo peggio, ma questo abbinamento così non mi piace per niente comunque. Poi dalla foto ovviamente vedo che lei ha una riga di eyeliner, ovviamente anche perché mi ha detto di fare questa cosa con le ciglia finte. Quindi vado a ricreare ovviamente un eyeliner, non con il classico prodotto, ma con l'ombretto, perché sapete che lo preferisco di gran lunga. Ed è molto più rapido secondo me. E come diceva lei, vado ad attaccare questa ciglia leggermente. Allora, in realtà è già un po' bel po' piena di colla, quindi è un po' un azzardo anche mettercene altre, però vabbè, non lo facciamo. Allora, io questa cosa dell'attaccare le ciglia finte leggermente più alte verso l'esterno già l'ho fatta un bel po' di tempo fa. Devo dire che come effetto non è male, perché comunque in video o in foto fa un bellissimo effetto di occhio allungato, ma vi posso assicurare che dal vivo si vede, e anche molto. Le applico all'interno in modo normale, diciamo, e qui le applico proprio sopra l'eyeliner. Ovviamente ragazzi, dal vivo si vede molto di più rispetto che in video o in foto, perché mi rendo conto che dal video è molto più figo perché fa un effetto molto liftato, però soprattutto nel mio caso che ho le ciglia un po' sfigate di loro, questa cosa si può fare, ma secondo me di sera, ecco, di sera in discoteca o nei luoghi bui, insomma queste cose un po' così, è più fattibile e quindi fa un effetto molto più liftato, molto più all'insù. Secondo me di giorno non è una cosa fattibile perché sembra che vi si stia staccando la ciglia. A me l'impressione che dà è questa. Questo lo lascio così in questo caso. Vado a staccare questo qui. Ultimo ma non per importanza, questo qui che me l'ha mandato Rachele. Non so se l'ho capito molto, ma ci provo. E allora lei qui mi ha scritto: allora, ombretto sotto l'occhio va bene. E qui, che indica l'angolo interno dell'occhio, metti dei brillantini che preferisci. Procediamo con lo struccaggio. Allora, lo sapete perché non mi piace struccare l'occhio e ritruccarlo? Perché poi è tutto appiccicoso, soprattutto dal mascara, dalla colla delle ciglia finte. Non ho capito bene se deve essere una cosa geometrica, quindi un po' anche grafica, o no. Però penso di sì. Boh, vabbè, fatto sta che io vado a prendere il giallo che sta qui. Prendo un pennello da precisione a lingua di gatto, ma molto molto da precisione. Vado a creare questa cosa. Questa sembra una sorta di farfalla, sembra un'ala di una farfalla. Non so, a me dà questa impressione. Raga, non so, madonna, devo dire che non lo capisco, che c'è una riga di eyeliner rossa, ma non capisco, cioè lei l'ha fatta dall'inizio, ma è molto fina, quindi vabbè, sicuramente non è facile disegnare dal telefono, lo capisco, però una volta fatto questo, lei traccia una roba tipo in giù, sempre con lo stesso pennello, prendo questo qui, è un magenta, lo tampono su tutto l'occhio e vado a ricreare un altro eyeliner, penso. Comunque vi ci siete impegnati da morire, eh?
Boh, ragazzi, io ho capito questo, quindi proseguo così e vado a mettere il rosso alla parte interna. Spero di aver capito bene e di non aver deluso le vostre aspettative. Sempre con il giallo lo metto qui. Detto questo, ultima volta attacchiamo le ciglia finte. Stavolta, ragazzi, no, non ci rimetto un'altra volta la colla per le ciglia finte perché credo che altrimenti mi si incolla anche la cornea. Però devo dire che le ciglia con tutti i residui che ci sono prima, dopo escono una meraviglia. Da oggi tutti con le ciglia zozze. Io una volta avevo fatto anche un po' di contouring, avevo messo un po' di blush, non è rimasto più niente. Poi ovviamente fatemi sapere, le persone che hanno scelto questi make-up, fatemi sapere se quello che ho ricreato era realmente quello che voi avete pensato. O se invece l'ho vista in modo totalmente diverso. Sì, fatemi sapere anche se questa tipologia di video vi piace, vi aspetto giù nei commenti. E appunto, se vi piace, vi farò una seconda parte di questo video. Detto questo, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo alla prossima. You